Buongiorno a tutti, benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo una focaccia ripiena. In una ciotola versate 500 g di farina che deve avere circa 12 g di proteine. Aggiungete un uovo intero, 5-6 g di lievito di birra fresco sbriciolato, un cucchiaio di zucchero, 280 ml di latte intero leggermente tiepido ed iniziate a mescolare con una forchetta. Adesso aggiungete un cucchiaino di sale e continuate ad impastare a mano. Se preferite, per comodità, potete impastare con una planetaria o un qualsiasi altro robot. Impastate fino a quando non avrete ottenuto un panetto morbido e molto appiccicoso. Mi raccomando, non aggiungete altra farina. Trasferite l'impasto in un contenitore, coprite e lasciate lievitare fino al raddoppio a temperatura ambiente. Dopodiché dividetelo in due parti uguali, stendetene metà su di una teglia ben imburrata. Io ho usato la leccarda del forno e adesso farcite con della mortadella e del formaggio a pasta filata. Ricoprite poi con l'altra metà di impasto steso precedentemente. Sigillate bene i bordi, aiutandovi anche con una forchetta. Ricoprite adesso la vostra focaccia con un canovaccio umido e lasciate lievitare sempre a temperatura ambiente fino al raddoppio e poi subito in forno. Forno già caldo, statico, 200 gradi per circa 20 minuti o comunque fino a doratura desiderata. Lasciate intiepidire giusto 10 minuti e poi tagliatela ancora calda e gustatela. Guardate che meraviglia, una vera bontà. Una ricetta facilissima da preparare in pochissimo tempo e io vi consiglio di provarla perché sono sicura che ne rimarrete colpiti. Mi raccomando, se avete delle domande lasciatemele giù nei commenti, io sarò felice di rispondervi. Se il video ti è piaciuto lascia un like, se non sei iscritto al canale iscriviti perché è gratis e condividimi sui social.